A più di 70 anni dall'ultima grande rassegna del 1937 agli Uffizi di Firenze, Giotto torna questa volta a Roma al Vittoriano con una mostra evento che si aprirà il 6 marzo. Vediamo un'anteprima con Maria Rosa Reggiani. 20 capolavori, la Madonna con il bambino in trono e i due angeli, l'Eterno dagli Uffizi, splendidi e maestosi polittici dai musei di San Diego in California e da quello di Raleigh in North Carolina, affreschi ed opere su tavola dal Louvre e dalla Città del Vaticano e poi importanti restauri come quello che stiamo vedendo presentati in anteprima assoluta. Accanto altre 130 opere di artisti famosi del 300 italiano per ricomporre il grande influsso che il maestro fiorentino ebbe sull'arte del tempo. Una grande collaborazione, come ha sottolineato nella presentazione il ministro dei beni culturali Sandro Bondi, fra le istituzioni museali ed ecclesiastiche del paese per un evento unico. Qual è l'importanza teologica e filosofica di questa mostra? È vero, questa è una mostra anche teologica perché è il tentativo di riuscire a mostrare attraverso la via dell'arte il grande segreto profondo, la domanda e la risposta ultima al senso della vita, al senso dell'essere e soprattutto al valore luminoso e splendido della bellezza. Giotto è un viaggiatore, sono tante le regioni che abbiamo coinvolto perché lì la bottega di Giotto rimane segno per quella che è stata l'arte più importante del nostro Medioevo.